stata una seduta interlocutoria, quella del Consiglio regionale di martedì 7 dicembre, in attesa delle decisioni più importanti sulla manovra che saranno prese nei prossimi giorni. Intanto vengono approvati i bilanci di ARPA, Tente Terre Regionali Toscane e Parco della Maremma. C'è molta attenzione ai numeri del contagio che crescono anche qui, non siamo tra le regioni più a rischio, ma la pandemia continua a preoccupare e il Consiglio segue con attenzione, soprattutto per quanto riguarda la capacità del nostro sistema sanitario di gestire questa nuova difficile fase. Le commissioni sono già al lavoro per preparare gli ultimi atti del 2021. Si parlerà di nuovo anche del terzo settore perché da qualche giorno è operativo il registro unico nazionale introdotto dalla riforma e la Regione Toscana, che ha anche una propria legge in materia, ha certamente su questo un ruolo importante. I giovani del Parlamento degli Studenti sono stati protagonisti della nostra ultima puntata. Li ascolteremo di nuovo, segnaleranno le loro priorità. Sono giovani anche i videomaker che hanno partecipato all'edizione di quest'anno di Toscana in Spot del Corecom, tema Ritorno al futuro. Una seduta breve, quella del 7 dicembre, nella quale spicca l'approvazione del bilancio 2020 dell'ARPAT. I numeri li illustra la Presidente della Commissione, dice sono simili a quelli degli ultimi anni. In sintesi l'utile di esercizio è di 6,1 milioni, l'80% è stato restituito alla Regione, il 20% resta a disposizione per eventuali perdite future. Il valore totale della produzione è di 54 milioni e mezzo, il costo di poco superiore a 46 milioni, 3.621 le ispezioni ambientali, 2.220 gli oggetti controllati, 14.595 i campioni analizzati. Nel territorio fa della prevenzione, del controllo, del rispetto dell'ambiente, delle norme, il suo essere per noi un punto di riferimento. Abbiamo anche in commissione ascoltato il presidente, il direttore tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo ARPAT alla luce anche delle tante problematiche che in Regione Toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese e ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci ha imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto soprattutto preventivamente, anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci presenta il conto. Al momento del voto, dopo che era stato respinto un ordine del giorno del gruppo di Fratelli d'Italia, il centrodestra si esprime con un no. Parla Alessandro Capecchi, che aveva presentato il testo che è stato poi bocciato. Il bilancio di ARPAT denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse. Paradossale perché l'azienda ha chiuso con un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla Regione in virtù della vittoria che l'agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista dell'applicazione dell'IMU. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'Agenzia per svolgere appieno il proprio compito, perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del CEU, abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla Regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinanti dalla presenza del CEU e conseguenti bonifiche, il PD ha ritenuto di non votare. Critiche forti anche della Lega, non certo sul ruolo che svolge l'ARPAT, importantissimo dal punto di vista ambientale, ma su altre questioni che riprende il portavoce dell'opposizione Marco Landi. Oggi riscontriamo dal bilancio di ARPAT un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte e sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato, perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettare che ARPAT e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Quindi
Abbiamo espresso un voto contrario anche perché ARPAT in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. La maggioranza però è compatta e anche i due consiglieri di Italia Viva votano a favore. Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di ARPAT, che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli, rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini, dalle istituzioni. Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani, e questo è un bene che la Regione Toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Sono due le astensioni, sono del Movimento 5 Stelle, una risoluzione di questo gruppo viene approvata. L'importanza di ARPAT all'interno del sistema Regione Toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente, dopo averlo più volte presentato, il nostro atto che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso sia stata approvata dalla maggioranza, che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente, che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve, arriveranno molti fondi anche per il PNRR e per numerose opere e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere perché, nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT, la mancanza appunto di risorse che si avevano non li ha messi in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista. Durante la seduta c'è il sì anche al bilancio di esercizio 2020 di Ente Terre Regionali Toscane. Il bilancio si chiude con un utile d'esercizio di 470.000 euro rispetto ai 539.000 dell'esercizio precedente. Gli investimenti ammontano a 537.000 euro, soprattutto per la meccanizzazione agricola e di precisione per le coltivazioni innovative. Via libera anche al bilancio, sempre del 2020, del Parco della Maremma. C'è una riduzione della produzione che supera il 2%. Il margine operativo è aumentato del 6,6%. L'approvazione senza dibattito c'è stata a maggioranza. Quarta ondata del virus, si corre ai ripari, il Covid non dà tregua, la Toscana però sembra meno esposta, anche se i numeri in alcune giornate sono cresciuti e non di poco. Il Consiglio regionale, anche attraverso la Commissione Sanità, monitora costantemente la situazione, soprattutto per quanto riguarda la campagna dei vaccini. Cominciano i bambini, sono ben avviate ormai le terze dosi per tutti, 5 mesi dopo le prime due, lo ricordiamo. Si punta a recuperare alcune persone che finora si sono rifiutate di farlo. Al lavoro ormai da diverse settimane anche la commissione d'inchiesta che in questi giorni ha ascoltato la direttrice dell'Estar. Serve un piano preventivo contro le pandemie dei vaccini. Ha parlato nei nostri studi in diretta anche il presidente Antonio Mazzeo. Non bisogna aver paura della protesta, in gioco c'è la salute dei cittadini. Io in questo anno di lavoro mi tremano i polsi ogni qualvolta devo scegliere tra salute e lavoro. Non è semplice tenerli insieme, però oggi prima di tutto viene la salute dei cittadini, e se noi non vogliamo che quelle saracinesche si abbassino, i mercatini non si svolgano, dobbiamo chiedere a tutti di continuare rapidamente nel mandare messaggi positivi sulla vaccinazione. La stessa Commissione Sanità si è occupata anche delle novità introdotte in questi giorni dalla riforma del terzo settore, perché questa Commissione ha la delega anche alle politiche sociali. Dal 23 novembre è operativo infatti il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la Toscana c'è una legge, la numero 90, che ne disciplina le funzioni amministrative. Le associazioni non si sono mai fermate, ne abbiamo la prova in questi giorni nel viaggio che stiamo conducendo insieme al CESVOT in tutte le province della costa, Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. Sono molto belli i filmati che hanno vinto il premio del Corecom, Toscana e Spot 2021, Ritorno al futuro. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione. L'idea quest'anno era molto ambiziosa, vedere la Toscana nel 2050.
Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti tutti assolutamente molto belli. Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole, altri hanno costruito dei veri e propri soggetti. Insomma, un prodotto molto bello. In giuria c'era il giornalista della TGR Rai Alberto Severi, che ha contribuito a selezionare il materiale di ottima qualità che è arrivato. Il tema era insidioso, è sempre insidioso parlare di Toscana perché il già detto, il già visto è sempre in agguato. Quasi tutti i 17 partecipanti al concorso sono riusciti ad evitare questa insidia, l'hanno evitata sicuramente i tre che hanno vinto il primo, il secondo e il terzo premio. Al primo posto Matteo Manganelli, che secondo la giuria si è distinto per la semplicità e la schiettezza del messaggio sviluppato secondo i pensieri dei giovani e giovanissimi, attenti al fare più che al dire. E quindi? Cosa vorrebbe dire che adesso tocca a noi? E se non ci fosse più la neve sul Pisanino? E se nel nostro mare ci fosse più plastica che pesce? Il video è fondamentalmente uno scaricamento. Io non credo che sia una responsabilità di questa generazione. Credo che sia anche un po' troppo sovraesposta la responsabilità dei giovani, sia anche un po' troppo richiesto. E se non ci fosse un futuro per le spighe di grano? E se tutto questo potesse essere evitato? Vai. Il secondo classificato è Giovanni Polisano con Secondo te, terzo Andrea Palumbo con Aria. Quando io sarò grande ci saranno le macchine volanti. In futuro ci saranno dei caschi per gli animali per capire cosa pensano e cosa dicono. Secondo te si potranno fare le vacanze nello spazio in futuro? Ma quali saranno i giochi del futuro? Scopa! Ma quando io sarò grande si potranno inviare messaggi col pensiero in futuro. Ehi, mi senti? Non sappiamo con certezza come sarà la Toscana nel 2050, ma di sicuro sappiamo come vogliamo conservarla, così bella come l'abbiamo trovata. C'è anche una menzione speciale per il giovanissimo Guido Fontanella. Pensate, ha solo 14 anni ed è autore dello spot La Toscana del futuro già nel presente, che il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha voluto premiare con un riconoscimento speciale, il Pegaso d'argento. Quando ho sentito della notizia che c'era questo concorso, non sapevo come poter realizzare lo spot. E ho pensato, e grazie anche all'aiuto dei miei familiari, sono riuscito ad arrivare a questa idea di questo spot e di anche questo bambino che sembra appunto che vada nel futuro, e però alla fine si scopre
che in realtà era già nel presente. Mamma, vado in camera! Va bene. Sono pronto, parti. Davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale. La Toscana del domani ha anche tante domande, come la domanda della bimba, che è l'attrice principale del video vincitore, che ci mette tanti sé, tante domande, e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022, perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente, più aperta, una Toscana che guardi con speranza al futuro, alle nuove tecnologie e alla necessità di saper tenere insieme la nostra storia, i nostri diritti e la nostra identità con la capacità di anticipare il progresso. Colpisce, ma certo non può essere una sorpresa, che su molti temi affrontati nei video del concorso riemergano alcune istanze espresse già dai giovani membri del Parlamento degli Studenti. Li abbiamo sentiti 7 giorni fa, le loro interviste sono ancora sul nostro sito, nella sezione Regionando, ma anche sul canale YouTube del Consiglio regionale. Ascoltiamo altre loro sollecitazioni. A mio parere la cultura è una di quelle cose di cui io penso di occuparmi maggiormente, però ovviamente bisogna avere collaborazione, essere d'accordo per fare in modo che queste cose funzionino tutte insieme e creare una cosa unita senza troppe problematiche. Naturalmente ci sono tantissime questioni in generale su cui lavorare, temi ambientali, temi logistici, di trasporti, temi culturali, di sanità in questo periodo difficile per la sanità pubblica, quindi ci saranno tanti temi su cui lavorare. Vi ascolteranno i grandi? Speriamo, diciamo che abbiamo visto sempre una disponibilità da parte soprattutto del Consiglio regionale, quindi penso che ci ascolteranno, spero che ci ascolteranno. Il nostro mondo da giovani non è perfetto e io non ho intenzione di rimanere passiva o comunque restare a lamentarmi semplicemente, ma voglio comunque essere il cambiamento che voglio vedere nella società e nella nostra vita. Io sono venuto qua appunto per parlare, fare portavoce appunto per queste persone che portano sia come me che come anche gli altri partecipanti, il presidente del Parlamento regionale, portano un bagaglio e dentro questo bagaglio ci sono tutte le loro iniziative, le loro aspettative per il futuro. Gli obiettivi principali sono riuscire a garantire il diritto allo studio in modo equo a tutti, quindi riuscire a sconfiggere i problemi logistici, economici che può presentare comunque anche la lontananza tra scuola e casa. Sono molte le manifestazioni per il Natale nei nostri territori e in molti casi trovano la vetrina anche a Palazzo del Pegaso o a San Rossore, la sede distaccata del Consiglio regionale inaugurata qualche settimana fa e che in questi giorni, come vediamo, ha ospitato la presentazione delle iniziative del Natale a Montopoli Valdarno. Credo che sia veramente un luogo consono per poterle presentare. Noi abbiamo colto l'occasione delle festività natalizie per dare un segnale di speranza, un segnale di ripartenza al nostro territorio, organizzando iniziative diciamo, in collaborazione con le associazioni del territorio, con i centri commerciali naturali, con la Proloco, che possono dare un senso di risveglio, un senso di luce al nostro comune. A proposito di ambiente, rivediamo ancora una volta le immagini della premiazione del concorso per gli studenti delle scuole, gli operatori balneari, Scuola Plastic Free e Lido Sostenibile. Ascoltiamo un'altra intervista. Scelta di coinvolgere tutta la filiera
dell'offerta turistica della costa, fare della formazione per le scuole, sensibilizzare i nostri visitatori con le esposizioni artistiche in alcuni comuni, era proprio finalizzata a dire quanto sia green la regione Toscana anche nell'ambito del turismo sostenibile. Leonardo, ora c'è un film dedicato al genio, il regista è Alessandro Sarti, la prima è mercoledì 15 dicembre alle 20.30 al Cinema Principe di Firenze. Il film è patrocinato dal Consiglio regionale ed è stato realizzato in collaborazione con i comuni che sono coinvolti nelle riprese, in collaborazione anche col corteo storico di Pontassieve e altri gruppi storici toscani. Questo progetto collabora anche come ambasciatore nel sostegno a curare e guarire i bambini di Cure to Children Onlus. Abbiamo avuto la possibilità di girare in quella casa, che si presume sia di Leonardo da Vinci, giorno, notte, poter essere, diciamo così, all'interno di quel silenzio notturno, mentre Sergio e Rosanna Susini raccontano delle scene straordinarie, ed è stato davvero molto interessante e molto bello. Nel racconto di Leonardo da Vinci ci sta il racconto della nostra Toscana, della nostra identità. Il genio di Leonardo insieme a quello di Dante rendono la Toscana quello che è, terra di storia, di arte, di bellezza, di cultura. Infine spazio alla lettura con l'opera di 6 piccoli autori fiorentini tra i 10 e gli 11 anni: Bianca Abram, Alessandro Caretto, Sebastiano da Silva, Tommaso Di Maria, Caterina Lioce, Matilda Sarappa, che guidati da Sandra Landi hanno dato vita al libro Scrittori in Erba, pubblicato dal Consiglio regionale della Toscana. Alla cerimonia c'era anche la presidente della Commissione Cultura. Io trovo che questo progetto, che le ha messi a diretto contatto con l'esprimere quello che si pensa e quello che si prova, a dare un nome alle emozioni, ai pensieri, alle idee, con la scrittura sia stato un lavoro fondamentale. Noi ci rivediamo venerdì alle 21.15, subito dopo il nostro TG della sera, nella nostra trasmissione Il Mio Consiglio. Intanto il presidente Mazzeo parla anche dei diritti dei rider. La nuova direttiva europea dimostra infatti che la Toscana ci aveva visto giusto, aveva fatto da apripista. Approfondiremo l'argomento tra una settimana.